non rimetterla dentro, lo preciso sempre perché una volta, conto questo aneddoto, mi ritrovo alla degustazione, a un certo punto faccio girare i calici e vedo una persona che appoggia, il bicchiere alla bocca e comincia a fare così. Io ho preso quel bicchiere, ho detto arrivederci, l'ho messo lì e l'ho messo a lavare. Perché... No, prima di passare agli assaggi. Quindi avrete una palettina, ne abbiamo quante ne volete, ok? Non me ne vorrà il signor Marciano, però sono di plastica, purtroppo in questi casi bisogna fare le cose monouso. Quindi se volete usare entrambi i lati si può, se no, se avete assaggiato e volete riassaggiare, ve ne do quante ne volete. Quindi andremo a fare prima di tutto l'esame olfattivo, che è il più importante perché l'olfatto riconosce molto più odori, cioè molte più caratteristiche che la bocca. Poi l'esame gustativo, che comunque gli aromi sono riconducibili all'organo olfattivo e non gustativo, perché appunto il gustativo riconosce salato, dolce, acido, amaro e non caldo. E poi l'esame tattile, preciso, non mettete il dito dentro il bicchiere, l'esame tattile comunque in bocca, quindi in questo caso può essere per esempio un mele sabbioso che sembra proprio sabbia, di mangiare sabbia, oppure cristalli molto grossi, sembra di mangiare vetro, succede, no? A volte, oppure appunto l'umidità, un miele molto secco si impasta in bocca, non scende, è un miele liquido che non fa in tempo a metterlo in bocca, che non senti già più niente perché è scivolato via. Dobbiamo venire. Cominciamo con. Sono in casino. Scusa, prima di passare all'aspetto. Sì, adesso le do le palettine. Ecco. Sì. All'aspetto pratico dei profumi, cioè, potrei dire qualcosa? Sì, se è inerente. È certo che. Intanto come distribuisco.